Tiziana Beghin, Movimento 5 Stelle, oggi al Mercato dei Fiori di Sanremo un incontro per parlare di floricoltura, di agricoltura, un fiore all'occhiello della nostra zona che però purtroppo non vive più gli anni d'oro. Quali sono le vostre proposte per aiutare questo settore? Noi sicuramente vorremmo avere un governo molto più forte, molto più stabile, che possa in Europa difendere queste categorie che, così in Liguria come nel resto d'Italia, subiscono la concorrenza, soprattutto di paesi che non rispettano i nostri standard, che non hanno gli stessi nostri vincoli e che quindi si sono posti sul mercato internazionale come interlocutori con chiaramente dei vantaggi. La politica agricola e anche quella commerciale ormai esclusiva dell'Unione Europea, quindi a livello italiano sicuramente si possono fare delle cose, ma le vere decisioni vengono prese a Bruxelles. Noi abbiamo avuto un ministro dell'agricoltura che si è distinto soprattutto per il suo assenteismo all'interno delle riunioni del Consiglio. Noi quello che invece stiamo cercando di portare avanti già da tempo e di sicuro anche oggi in occasione delle elezioni politiche prossime è una difesa forte di quelle che sono le nostre eccellenze e i fiori ne fanno parte. È chiaro che la concorrenza nel mondo ormai globalizzato esiste, c'è e non possiamo che prenderne atto, ma riteniamo che ci possa ancora essere ampio spazio per proteggere le nostre eccellenze in tutti i campi. È chiaro che è una volontà politica che purtroppo in questi anni è molto mancata, in quanto tutta la normativa è andata soprattutto a beneficio di quel 2% di grandi aziende, di grandi imprenditori in tutti i settori che per dimensioni e per capacità economica avevano chiaramente già di loro dei benefici. Tutta la normativa va ed è andata in questi anni a beneficio di operatori economici molto ristretti. Noi vogliamo rispostare l'asse verso quei piccoli che in modo molto ingiusto vengono considerati un po' un freno a mano per lo sviluppo imprenditoriale italiano per via della loro presunta scarsa produttività, mentre in realtà sono per noi veramente una fonte di grandissima ricchezza, una grandissima fonte di diversità e di specificità che deve essere sfruttata, il cui potenziale può poi chiaramente arrivare anche a delle sinergie con il turismo, con tutti gli altri ambiti della nostra vita e che fino ad oggi purtroppo sono stati lasciati un po' nell'angolo. Gli addetti ai lavori della nostra zona sono anche comprensibilmente scettici dopo anni di difficoltà e anche di promesse non sempre mantenute. Parlando direttamente a loro, che cosa si sente di promettere, per così dire, il Movimento 5 Stelle e soprattutto un messaggio per i più giovani che rischiano di abbandonare questa professione così importante per il nostro territorio? Guarda, fare delle promesse oggi è qualcosa di veramente poco credibile. Noi non abbiamo la bacchetta magica e non pretendiamo di averla. Di sicuro quello che vogliamo fare una volta il governo è rimettere al centro i cittadini, soprattutto la loro qualità della vita. Per farlo abbiamo bisogno di tutte le energie del paese, comprese quelle che negli anni scorsi hanno dato un grande impulso. Noi crediamo assolutamente che una regione come la Liguria abbia tanto da offrire all'Italia e al mondo intero e deve poterlo fare soprattutto con le sue eccellenze, dagli agricoltori ai piccoli operatori economici. Quindi la nostra promessa è quella di tutelare sempre e comunque i piccoli e medi imprenditori. Siamo con Cristian Biancheri, coltivatore della zona, oggi all'incontro con il Movimento 5 Stelle. Partiamo dal polso della situazione dell'agricoltura attuale nella nostra zona. 2018, a che punto siamo? Allora, in questo momento siamo nel pieno della stagione, possiamo dire. Finora il trend sembra positivo, quindi speriamo che continui così, che il meteo ci aiuti e che non arrivino ge la gelata così tanto temuta che dovrebbe arrivare la settimana prossima, ecco. La produzione locale su che cosa si basa attualmente? Attualmente, diciamo, abbiamo probabilmente la coltura principe ranuncolo, che viene per la maggior parte esportata all'estero. Poi abbiamo un'ottima produzione di verde, fronda, eccetera, eccetera. Però probabilmente il marchio top in questo momento è ranuncolo insieme all'anemone. Sappiamo bene che però l'agricoltura locale ha dei problemi, ha delle difficoltà, nonostante sia un fiore all'occhiello della nostra imprenditoria. Oggi un incontro col Movimento 5 Stelle, a loro abbiamo chiesto che cosa la politica vuole fare per voi, a voi chiediamo che cosa voi chiedete alla politica. Noi alla politica chiediamo tante cose, si possono chiedere. Non so neanche da dove cominciare, anche perché probabilmente in questo momento parlo a titolo personale,
Forse siamo l'anello debole del mercato globale odierno, nel senso il mercato del verde, dei fiori è in mano a multinazionali, soprattutto olandesi, che possono coltivare in Africa, fanno transitare merci in tutto il mondo e hanno tutti i guadagni, diciamo, del mercato globale. Noi invece no, siamo qua fermi a noi stessi, non abbiamo il polso del mercato globale, non abbiamo neanche un riferimento che possa aiutarci a affrontare il mercato globale, nel senso il mercato dei fiori non ha una divisione commerciale, non ha neanche la possibilità di svilupparsi fra noi coltivatori stessi, non c'è una politica, diciamo, di incentivo a conferire al mercato, quindi di conseguenza noi stessi in questo momento abbiamo le armi spuntate, anche volendo non possiamo affacciarci al mercato globale. Quindi la vostra richiesta in questo caso alle istituzioni e a chi governerà dal 5 marzo in poi sarà quella di farsi carico anche di una vostra introduzione nel mercato che va al di là dei confini italiani. Sì, cercare di aiutarci a affacciarci in questo mercato. Noi singolarmente siamo imprese troppo piccole per poterci anche solo organizzare una semplice spedizione, per noi è impossibile, perché o coltivi, siamo coltivatori diretti, o coltivi o organizzi tutta la parte burocratica. Quindi probabilmente sarebbe secondo me un'ottima idea se pubblicamente il mercato potesse incominciare a aiutarci a affacciarci all'estero, ecco.